Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi! Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore. Significa fermarmi un po' e esaminare la mia vita. Sono cristiano, educo più o meno bene i miei figli. La mia vita è cristiana o è mondana? Come posso capire questo? La stessa ricetta di Paolo: guardare Cristo crocifisso. La mondanità soltanto si capisce dov'è e si distrugge davanti alla croce del Signore. E questo è lo scopo del crocifisso davanti a noi. Non è un'ornamentazione, è proprio quello che ci salva di questi incantamenti, di queste seduzioni che ti portano alla mondanità.